Un'altra giornata importante, l'abbattimento dei capannoni, un finanziamento di circa 250.000 euro ottenuto dall'autorità portuale l'anno scorso. Hanno terminato le procedure e quindi continua il processo di aggiornamento, di riqualificazione dell'ingresso della città di Gaeta, e sono contento che il presidente Musolino con il sindaco Leccese oggi abbiano dato il là a questo percorso di riqualificazione, e quindi continua il miglioramento della città di Gaeta. Credo che sia necessaria un'interazione tra enti, e questa è la dimostrazione che quando c'è sinergia i risultati si raggiungono.